Presidente, colleghi, Ministro e Sottosegretari, più di una ragione ci spinge a ripresentare un emendamento specificatamente dedicato all'ISFOL, emendamento che abbiamo già presentato in Commissione e al quale il Governo ha risposto con una nuova formulazione sulla quale poi mi soffermerò. Il nostro emendamento, nella sua formulazione originaria, nasceva dalla preoccupazione di rafforzare il ruolo e l'attività istituzionale di ISFOL, così come aveva fatto il governo precedente, ma anche così come era stato confermato dall'attuale esecutivo in sede di discussione degli ordini del giorno del decreto-legge 112. La prima scrittura della norma presentata in commissione era un assoluto salto nel buio per l'ISFOL. Prevedeva in sostanza che l'ISFOL fosse fuso dentro Italia Lavoro, ma cosa ancora più grave, che si trasformasse la natura giuridica di ISFOL da ente di ricerca a ente pubblico economico. Non tornerò più di tanto sulle importanti funzioni che svolge l'ISFOL, l'ho già fatto, l'hanno fatto anche i miei colleghi in commissione. Opera in sintesi sia come ente di ricerca pubblico al servizio quindi del pubblico sui temi della formazione, delle politiche del lavoro, delle politiche sociali, ma anche come importante interfaccia tra la dimensione comunitaria e istituzioni come lo Stato, le regioni e gli enti locali che svolgono tali servizi. Perfino i tanti attori privati che operano nel mercato della fornitura di questi servizi riconoscono in ISFOL un erogatore di principi di qualità. Da questo punto di vista, come diceva giustamente la collega Livia Turco, gli accorpamenti, le razionalizzazioni, le semplificazioni, o anche parlare di economicità ed efficienza hanno un senso laddove sono inseriti in un quadro strategico. Nella formulazione del governo, nella formulazione originaria del governo, noi non abbiamo trovato invece alcuna ratio all'accorpamento di ISFOL tra ISFOL e Italia Lavoro. Per questo abbiamo presentato l'emendamento, questa è la prima ragione, e siamo contenti che il governo abbia fatto marcia indietro e che l'autonomia di ISFOL sia stata salvaguardata. Ma c'è un'altra motivazione che ci spinge oggi a ripresentare l'emendamento. La norma del governo, che cito, fa salve le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio, trova una sua oggettiva debolezza nelle more di quanto sta avvenendo per quanto riguarda le stabilizzazioni del precariato nella pubblica amministrazione. Ricordo infatti che la maggior parte dei lavoratori di ISFOL sono precari, soprattutto ricercatori, e allora noi ci chiediamo: com'è possibile fare salve le norme per il personale? Secondo l'ultima finanziaria di questo esecutivo, le norme in vigore stabilizzano il personale ISFOL e trovano anche la copertura finanziaria adeguata. Quindi com'è possibile fare salve le norme per il personale se poi queste norme vengono abolite o entrano nelle criticità degli altri articoli di questo stesso provvedimento, come l'articolo 37 bis? È chiaro che di fronte a questa situazione, e di situazioni come l'ISFOL ce ne sono molte, le disposizioni dell'articolo 37 bis in materia di stabilizzazione perdono ulteriormente coerenza e logicità. Si tratta di una norma sbagliata che inficia l'intero provvedimento e avremo modo di discuterne successivamente. Quindi invitiamo a dare voto favorevole al nostro emendamento, che non può che avere un effetto positivo su quanto già compreso dal governo. Grazie.